Corso quotidiano che poi facciamo assieme e che potete continuare a seguire tra editoriali, blog e lavoro che facciamo su Bene Comune. Non dimentichiamo Bene Comune che ripartirà con una bella iniziativa che facciamo a inizio di ottobre. Beh, io mi sono trovato molto molto bene in tutto quello che ho sentito e vorrei dare molto contesto ma anche molte ipotesi di soluzione, perché io sono ossessionato dalle soluzioni, dalla politica. Cioè, come possiamo risolvere i problemi che abbiamo davanti. Tutto quello che avete sentito è assolutamente vero e io lo arricchirò, spero, dando altri dati e guardandolo da un altro punto di vista. Ma sono tutti dati corretti, quelli che abbiamo sentito da Andreatta e da Rossini. Allora, fondamentalmente il quadro è sempre lo stesso. Noi abbiamo quattro gravi crisi: povertà, ambiente, finanza, felicità. Problema del benessere, del ben vivere, domani viene Enrico, abbiamo lavorato tantissimo assieme per il BES, e tre cause filosofiche profonde, che io chiamo, sono tre riduzionismi, cioè modi angusti di vedere, che non danno ragione di tutte le potenzialità, di vedere l'uomo, l'impresa e il valore, no? Cos'è valore, cos'è ricchezza? La ricchezza delle nazioni, diremmo noi oggi ad Adam Smith, non è solo il PIL, ma è lo stock di beni culturali, spirituali, economici, ambientali, di cui una certa comunità vive. E se noi, per cercare di migliorare la situazione economica, distruggiamo questa ricchezza, stiamo distruggendo ricchezza delle nazioni, no? Queste sono un po' le cose. Le soluzioni, ne vedremo, ce ne sono molte, ipotesi, molti cammini che possiamo fare assieme. E soprattutto molte di queste soluzioni coinvolgono anche la vita associativa, il modo di fare associazione, quindi la partecipazione a campagne per la riforma della finanza, la costruzione di luoghi dove si possa lavorare insieme tutte le parti sociali per promuovere responsabilità sociale, come Next, iniziative come i MOB che con i giovani stiamo facendo in tutta Italia, abbiamo iniziato la primavera scorsa. Partiamo da qui, da dati, partiamo da dei dati di realtà. I dati di realtà sono questi numeri. Noi abbiamo visto che stiamo assistendo a una serie incredibile di delocalizzazione, no? Stiamo perdendo tessuto industriale. Perché? Ce l'ha raccontato un articolo del Corriere della Sera qualche giorno fa. Natuzzi, che quasi non riesce più a uscire di casa, lì dove sta, ci diceva: io cosa posso fare? Una fabbrica di divani in Cina mi costa 30 centesimi al minuto il lavoro, in Romania 60 centesimi al minuto, in Italia 92. Come faccio a produrre in Italia? E Indesit, ricordatevi che Indesit è una leader della responsabilità sociale, oggi sotto accusa anche lei per questo progetto di delocalizzazione, ci dava questi numeri: 5, 6, 24, costo del lavoro in Turchia, Polonia e in Italia. Cioè, noi siamo inchiodati a questo problema. Perché c'è questo problema? Beh, perché ci sono, e questi sono gli stessi dati che vi ha dato Andreatta, però io li vedo, diciamo, il mondo sta crescendo, cresce al 4% all'anno il PIL, ma in questa crescita abbiamo ancora oggi 1,2 miliardi di persone con meno di $1,25 al giorno e 2,7 miliardi con meno di $2. Allora, questo che cos'è? Questo è, ecco la classe operaia di oggi, mi ricollega a quello che dicevamo prima, e questa è la classe operaia che ci deve stare a cuore, perché o noi risolviamo i problemi di questi o affondiamo con loro, nel senso che sono questi che tirano in basso il costo del lavoro anche da noi, perché un'azienda oggi è libera di muoversi, andrà a cercare il lavoro dove costa meno, e ora che in Cina sta aumentando andrà in Vietnam, andrà in Laos. E quindi, tornando indietro, il problema dei problemi è il divario dei costi del lavoro e della vita tra nord e sud del mondo. Si parla di 10-20 volte di differenza. E questo, ripeto, è la minaccia al nostro benessere. C'è una convergenza in atto, sono anni di convergenza questi. I paesi emergenti, almeno fino all'ultimissima crisi, ancora non sappiamo se diventerà una crisi vera e propria, stanno crescendo più rapidamente dei paesi ricchi. Quindi convergono, ma quanto ci mettono a convergere? Se voi fate dei conti, vi rendete conto che ci vorranno 30, 50, 100 anni. Perché? L'Africa e la Cina, che stanno crescendo molto più velocemente di noi, mentre noi andiamo un po' indietro, ci raggiungano. Ma il vero problema è che oggi noi non ragioniamo d'insieme, perché quell'esercito di riserva, quei poveri, ci tirano giù. E il vero problema di fronte a cui dovremmo valutare la bontà delle nostre politiche
e delle nostre missioni è proprio questo. Cioè oggi l'opzione preferenziale per gli ultimi, che come sappiamo è un pilastro della dottrina sociale, del nostro modo di ragionare, non è il lusso del missionario, ma è l'esigenza dell'impegno di tutti noi per salvare il mondo in cui viviamo. Quindi dobbiamo domandarci, e mi ricordo dissi questa cosa in radio quando si parlava del Rana Plaza, sapete il Rana Plaza quando è caduto quel palazzo in Bangladesh, più grande tragedia del mondo del lavoro, della storia, 1000 persone sono morte in una fabbrica che produceva un dollaro al giorno. Ci dobbiamo domandare, quello che stiamo facendo sta portando convergenza verso l'alto, cioè sta portando questi che vivono un dollaro al giorno verso il nostro livello, e vuol dire che sta salvando anche noi, perché quando saremo tutti allo stesso livello il problema non ci sarà più. Oppure sta portando noi in basso, siamo noi che andiamo verso il Rana Plaza o loro che vengono verso di noi? Questo è il problema di fondo, non ci sono altri problemi oggi. Questo è anche il problema, guardate che quello che vi dicevo della convergenza è vero, no? Cioè, questa è la parte più positiva. Se andiamo a guardare i tassi di crescita del mondo, dei paesi del mondo negli ultimi anni, troviamo che i paesi che stanno crescendo di più adesso sono i paesi africani, che hanno superato anche la Cina. Cioè, negli ultimi 10 anni il paese che è cresciuto di più è l'Angola, 11,1% all'anno, eh? Sapete che alcuni portoghesi stanno andando in Angola. E la previsione dell'Economist è che nei prossimi 10 anni, nel complesso, i paesi africani supereranno l'Asia. Quindi sono tutti meccanismi di convergenza, ma come vi ripeto, molto lenti e molto difficili. Allora, il problema di fondo è l'Italia in tutto questo. L'Italia in tutto questo è l'anello debole. L'Italia, io scherzo, dico sempre che a quelli della decrescita, il vero apostolo della decrescita è Monti, cioè sono i nostri governanti, perché c'è riuscito. Cioè l'Italia negli ultimi 10 anni ha un tasso medio anno di crescita del reddito pro capite negativo ed è l'unico tra i 27 paesi dell'Unione Europea ed è l'anello più debole di tutto il mondo. Avete visto l'Africa, avete visto l'Asia, avete visto l'America Latina. Allora il problema è anche l'Italia, cioè noi siamo in un momento difficile, eravamo il paese che viveva di svalutazione di cambio, che viveva di basso costo del lavoro, tutto questo non c'è più. Non abbiamo in questo momento così difficile nessuna delle tre leve, né la politica monetaria, né la politica fiscale, né la politica del cambio. Nessuna di queste tre cose nelle nostre mani. Tanti paesi hanno tutte e tre queste cose, il Giappone, gli Stati Uniti, il Regno Unito. Qual è la via d'uscita per l'Italia? Allora, intanto l'Italia deve fare fondamentalmente 2 o 3 cose. La prima, e questo soprattutto compito nostro, lavorare perché il più rapidamente possibile questi gap si colmino verso l'alto. Ecco perché io sono innamorato del commercio equo, di queste cose qua, perché quelli del commercio equo sono quelli che sono sempre andati nella direzione giusta, cioè di esportare sindacato e benessere dei lavoratori in quei paesi, non di bandire quei prodotti. Questo è quello che dobbiamo fare, esportare sindacati, migliorare le situazioni di quei paesi. Ma questa è una cosa di medio-lungo termine, ci sono anche le cose a breve. Nel breve ci dobbiamo difendere, e ci dobbiamo difendere puntando su tutto ciò che sono fattori competitivi non delocalizzabili. Cioè, se io fossi un imprenditore, se ero ossessionato da questo, il mio vantaggio competitivo quanto dipende dal costo del lavoro? Perché se il costo del lavoro pesa molto, sono spacciato, o meglio, non posso, sono spacciato se continuo a produrre in Italia, poi ovviamente se vado a produrre altrove il problema non si pone. Tutte le medie o grandi aziende italiane che funzionano, che era Kelmapei, che era Colmapei, la Ferrero, eccetera, sono aziende che ormai hanno un impianto di produzione in tutto il mondo. Ma il problema è quanta parte della ricchezza che producono torna nel nostro paese poi. Allora noi dobbiamo puntare su questi fattori, cioè l'Italia ha una leadership, ha un vantaggio comparato, ha una vocazione che è nel suo patrimonio culturale, al più gran numero di siti dell'UNESCO, nel suo patrimonio di biodiversità naturale, è la leader in Europa per diversità di paesaggio e di biodiversità, nei beni culturali religiosi, il turismo, il 10% del PIL italiano viene dal turismo e dall'indotto. Quanto valorizziamo noi questa risorsa? Ancora oggi, parlavo proprio con uno di voi tornando da un seminario, che alcuni parchi naturali del sud alle 5 chiudono, chiudono e la gente quindi non ci può più andare, e guardate quanto valore in grado, non è che dobbiamo trasformare poi ovviamente e mercificare tutto, però guardate quanto valore si crea al Metropolitan Museum di New York per ogni persona che entra, 14,2 euro, e quanto se ne crea a Pompei, 0,3.
Allora forse qualcosa possiamo fare su questo. Ricordate anche la proposta dei saggi e di Giovannini di creare delle ONG con i beni culturali che non sono utilizzati, che sono nelle cantine dei musei, eccetera. Quello che poi dobbiamo fare, dobbiamo colmare l'altra grande urgenza, è colmare il gap che abbiamo con i paesi del nord Europa, che nella globalizzazione riescono a starci. I famosi 50 spread dell'economia reale tra l'Italia e la Germania, quali sono? Uno l'ha fatto vedere Andreatta, il gap di istruzione, di formazione, il gap di banda larga, digital divide, oggi la connessione è fondamentale per la crescita dell'economia, la giustizia, la lentezza della giustizia civile, il problema dell'efficienza della pubblica amministrazione. Parlavamo l'altro giorno con l'aspirante rettore di Tor Vergata che ci faceva un quadro drammatico della situazione dell'università. Il nostro personale amministrativo è un personale amministrativo che è nato ai tempi dei bolli e delle ceralacche e oggi nessuno di questi è in grado di fare quello di cui abbiamo bisogno. Quindi noi dobbiamo assumere tutto personale nuovo a tempo che non possiamo poi regolarizzare a contratto per fare quello che chi è assunto a tempo indeterminato non sa fare. C'è poi un problema macro, ho scritto un articolo oggi che dovrebbe uscire, ho chiamato l'Italia nel paese delle meraviglie, cioè noi siamo passati in un mondo alla rovescia. Fino a un po' di tempo fa dicevamo la banca centrale si occupa di inflazione, non si deve occupare, non deve comprare i titoli di Stato, eccetera. È cambiato tutto, cioè viviamo in un mondo magico e terribile, alla rovescia, come quello di Alice, che scopre Alice, dove c'è un governatore giapponese che raddoppia l'offerta di moneta con un debito del 230%, dove c'è un governatore americano che dice che l'obiettivo è la lotta alla disoccupazione, non si preoccupa del rapporto deficit-PIL, dice prima facciamo ripartire il paese e poi rimettiamo a posto il deficit, e il deficit scenderà dal 7 al 5 al 3%, e noi siamo invece con le mani legate in quello che io ho chiamato il modello del rigorismo autistico. Rigorismo autistico è quello di Rainman, vi ricordate Dustin Hoffman in Rainman, che ha le linee invisibili nella stanza? Ecco, il 3% è una linea invisibile e noi siamo impigliati da questa linea invisibile, non possiamo muoverci. Reddito minimo di inserimento 6 miliardi non si può fare perché sforiamo il 3%. Riduzione del cuneo fiscale che farebbe ripartire l'economia non si può fare perché sforiamo il 3%. Enrico Letta, il ministro Enrico Giovannini, amico e collega carissimo di Tor Vergata, vi verranno e vi parleranno di 100 milioni, 50 milioni, l'abbiamo sentito, ma perché parlano di quelle cifre così piccole? Perché non possiamo fare altro, non abbiamo i soldi e siamo lì a palleggiare tra IVA, IMU, eccetera. Allora, c'è un coro fuori dal governo assordante di tutti gli economisti, è incredibile come abbiamo trovato una convergenza, gente che l'ha persa in maniera diversissima. Alesina, Giavazzi, Boeri, noi dell'economia civile, tutti stiamo dicendo quella roba lì. Bisogna fare almeno come ha fatto la Spagna, chiedere uno sforamento sotto tutela, perché poi noi i soldi quando ce li danno li sprechiamo, questo è vero. Però per fare quelle cose lì, cuneo fiscale, far ripartire l'economia, c'è bisogno dello sforamento. Guardate che la Germania, quando è passata da grande malato d'Europa a paese modello, ha sforato del 2% il rapporto deficit-PIL. Non si possono fare nozze con i fichi secchi. Le riforme a costo zero sono finite, non ci sono più soldi per farle. La finanza, questa è l'altra parte del grafico che ho fatto vedere Andreatta, cioè siamo in un mondo dove questo mondo di Alice nel paese delle meraviglie, questi banchieri centrali un po' matti come il cappellaio matto mettono un sacco di soldi in circolo, ma questi soldi finiscono per lo più in un acquedotto che perde, cioè finiscono nella speculazione, perché poco dopo della crisi il mercato finanziario è già ai massimi e l'economia reale non riparte. Questo è il problema di fondo. Perché? Perché viviamo in un sistema dove appunto il sistema finanziario e monetario è un acquedotto che perde, la finanza non è al servizio dell'economia reale e questo aumenta le diseguaglianze sempre di più. Oggi l'1% dei maggiori percettori di reddito negli Stati Uniti si prende il 25% della torta. Okay? E ogni crisi finanziaria peggiora la situazione distributiva, ce l'ha detto Andreatta prima. Allora il vero problema qual è? Dobbiamo disincentivare l'uso sbagliato dei soldi. Questo è il punto chiave. Perché succede questo? Perché le istituzioni finanziarie che massimizzano il profitto
Io sono nei CDA delle banche, è la cosa più naturale che c'è. Quando sei nel CDA, devi creare valore per gli azionisti, ci sono due cose che puoi fare. Comprare, prendere i soldi di Draghi per comprare titoli di Stato e fare un po' di speculazione o carry trade, oppure prestare soldi all'economia reale, che è una roba rognosa, che rende poco perché i margini sono bassissimi e che porta sofferenze. Cosa fanno le banche? Fanno il primo tipo di cosa. Allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo modificare il costo relativo delle due attività, rendere più costosa la speculazione. Questo sposterà risorse nell'altra direzione ed ecco le proposte della campagna per la riforma della finanza. Una, la tassa sulle transazioni, che adesso sarà applicata anche a livello europeo. L'altra, la separazione tra banca commerciale e banca d'affari. Noi dobbiamo sapere come depositanti, quando andiamo in banca, che stiamo mettendo i soldi in una banca che presta i soldi all'economia e non che fa trading a scrocco con i nostri soldi. Lui ha chiamato la ludopatia a scrocco con i soldi dei depositanti e di Draghi. Quindi capite che la trasmissione delle politiche monetarie non funziona se la banca è questo insieme di cose. Quindi bisogna separare, questo lo dicono tutti oggi, Commissione Liikanen, Commissione Wickers, la Francia, la Germania, tutti lo dicono. Però ci vuole massa critica per realizzare queste trasformazioni. Allora la società civile, alleata con i governi e le istituzioni, è fondamentale e ogni giorno siamo sul fronte. Avete visto, cioè, sono arrivati i tecnici che hanno detto no, non si può fare. Il giorno dopo Semeta, il commissario europeo, ha detto qui non sono i tecnici che decidono, questa è una materia politica. Se noi, come noi vogliamo redistribuire le risorse e come vogliamo far funzionare la finanza, è una materia politica e non è una materia tecnica. La felicità è importante. Perché è importante? Perché, ripeto, sappiamo che il PIL non è necessariamente felicità, non è benessere, ci sono situazioni in cui il PIL aumenta ma la felicità diminuisce. In Italia questo grafico dovrebbe essere ruotato verso destra, cioè il PIL crolla e la felicità crolla ancora di più, ma fondamentalmente dobbiamo renderci conto di alcune cose. Che cosa vuol dire benessere e benvivere in economia? Lo diceva benissimo Kennedy tanti anni fa, no? Quando diceva il PIL non misura l'arguzia, il coraggio, la saggezza, la conoscenza, eccetera, eccetera. Questo non vuol dire che non dobbiamo creare valore economico, dobbiamo creare valore economico, ma dobbiamo farlo in modo socialmente e ambientalmente sostenibile, dobbiamo guardare alle altre cose importanti della nostra felicità. Il compito è ancora più difficile, dobbiamo fare tutte e due le cose insieme. Guardate questo lavoro che fu fatto negli Stati Uniti, Gini in Progress Indicator, cioè se noi togliamo dal PIL le cose che ci rendono infelici, aggiungiamo a cose invisibili che ci rendono felici, le relazioni, il volontariato, eccetera, il PIL non è aumentato negli ultimi anni negli Stati Uniti e va esattamente come la felicità. Cioè PIL e felicità tornano a coincidere se applichiamo il discorso di Kennedy, cioè se eliminiamo le componenti costruzione di prigioni, lotta all'inquinamento negative e mettiamo quelle positive. Cosa abbiamo fatto noi con l'Italia? Ci sono tanti indicatori oggi, l'Happy Planet, eccetera. Abbiamo costruito un percorso con Enrico, benessere e sostenibile, che è un percorso partecipato. Abbiamo chiesto agli italiani cos'è benessere per voi, cosa vi preoccupa, cosa vi rende felici. E gli italiani ci hanno restituito queste voci. Salute, istruzione, lavoro, benessere, relazioni sociali. Su queste voci noi abbiamo costruito gli indicatori. La cosa interessante, c'è uno studio che tra un po' uscirà, pubblicheremo e vi faccio vedere in anteprima. Abbiamo chiesto a un campione rappresentativo di italiani quali sono le voci più importanti per loro. Cioè se voi foste politici e aveste 100 milioni da dividere tra queste voci, quali sono le cose su cui puntereste di più? Questo è il risultato medio del paese. La salute, prima di tutto. E dentro la salute, adesso non vi posso avere tutte le slide, l'aspettativa degli anni di vita in buona salute, che conta molto di più dell'aspettativa degli anni di vita tout court, perché sapete che in Italia c'è un problema enorme, si è dimezzato il numero di anni di vita in buona salute, l'aspettativa di vita sale, ma gli anni di vita in buona salute sono calati. Quindi bisogna leggerle bene le cifre, educazione, conciliazione casa-lavoro, innovazione, eccetera, eccetera. Guardate, interessantissima questa differenza destra-sinistra. Questa è come la pensa chi si dichiara di destra e chi si dichiara sinistra. Questo fa il paio con il discorso che faceva Andreatta. Io ho visto un dato che voi forse non avete guardato, ma 43% delle casalinghe vota centrodestra, quindi vede quella TV, quindi vede la violenza, eccetera. Centrodestra, security. La grande differenza tra destra e sinistra è quanto vogliono investire in sicurezza.
poi c'è una differenza sull'ambiente, c'è una differenza sull'istruzione. Comunque, questo poi è una cosa, vi do solo un po' di... Ecco, la cosa che volevo dirti qui è fondamentale. Ci sono dei beni fondamentali per la felicità, per cui il denaro non è condizione né necessaria né sufficiente. Cioè, se noi pensiamo che felicità coincide con l'avere più soldi, stiamo completamente sbagliando rispetto ai risultati di tutti gli studi del mondo. Cioè, quello che conta fondamentalmente è la vita di relazioni, i beni relazionali. Non voglio parlare a lungo di questo perché ne abbiamo parlato tante volte. Ma la cosa più importante che voglio dire oggi, perché è una cosa nuova su cui stiamo lavorando adesso, la distinzione geniale di Chytosky tra beni comfort e beni stimolo. La qualità della vita dipende anche dall'avere degli stimoli. Chytosky diceva stimoli e socialità sono le cose più importanti, no? I beni di stimolo ci fanno felici, ma i beni di stimolo si possono acquisire solo se abbiamo investito prima, no? Faccio l'abilità di uno sciatore, il cammino spirituale, tutte queste cose che si acquisiscono, no? Quindi bisogna investire, è faticoso, una passeggiata in salita. E invece quali sono gli altri beni che l'economia ci propina molto di più? I beni di comfort. I beni di comfort sono i beni che producono dipendenze e il mercato è cieco, è sbilenco. Perché spinge più sui beni di comfort? È ovvio, perché i beni di comfort, producendo dipendenze, creano una domanda permanente, molto forte. E allora qui è fondamentale che noi interveniamo sul campo per riequilibrare il mercato. E questa è l'idea dello slot mob. Cioè, noi vogliamo dare una testimonianza culturale affiancata da una proposta di legge su un tema che oggi è enormemente sensibile per i nostri, che è quello di dire: noi vogliamo che al bar ci sia il biliardino e non la slot, perché il biliardino crea relazioni e cominceremo venerdì a Biella, tutti andremo a fare colazione in un bar che ha tolto le slot, anche per dei fatti tragici che sono successi. Il giorno dopo saremo a Milano e questo è il nostro modo di esserci e di dire: il mercato non può fare i valori li dobbiamo fare noi. Il mercato fa la sua parte, ma noi noi dobbiamo partecipare dal basso e stimolare la politica, perché ogni azione dal basso, come nella 005, quando siamo andati davanti al Parlamento con i ragazzi vestiti da calciatori, deve avere poi una dimensione politica, una dimensione di campagna. Quest'anno abbiamo fatto approvare la Tobin in Italia, in Francia, e stiamo lavorando per l'Europa. Bene, io non so ancora quanto tempo ho, ma ci sono alcune cose importanti che volevo dirvi. Questa qui, cioè, in sostanza, se noi dovessimo dire in 3 slide che cos'è l'economia civile, cioè che cos'è quest'idea di economia nuova, che non è che ce l'abbiamo in mente, ma stiamo realizzando, cioè già sta accadendo sul campo. Domani inauguriamo la scuola di economia civile all'Oppiano con Luigino Bruni, Stefano Zamagni, tutto il mondo delle BCC, tutto il mondo delle casse rurali, tutto il mondo delle banche etiche e il ministro Giovannini. Cos'è che abbiamo in mente? Abbiamo in mente che il sistema, così come lo concepiscono alcuni, non può funzionare. L'idea è un sistema che presuppone troppo egoismo da una parte e troppo altruismo dall'altra. Da una parte ci sono le aziende miopi che creano, massimizzano il profitto, i cittadini che guardano solo al prezzo, al sottocosto, ok? Fanno solo il loro interesse. Dall'altra ci sono delle istituzioni che sarebbero lungimiranti, perfette, onniscienti, vogliono fare il benessere dei cittadini e mettono le briglie, mettono le regole. Questo sistema non può funzionare. Non può funzionare perché prescinde dalle responsabilità che ci dobbiamo prendere noi e pone troppe aspettative sul compito di questo pianificatore benevolente, di questo politico che, mentre noi siamo tutti egoisti, lui non dovrebbe esserlo, chissà perché. Vedete, le tre mani invisibili che rimettono tutto a posto: la concorrenza, le istituzioni benevolenti e la reputazione. Questa roba non funziona, produce infelicità, perché le tre mani non funzionano, cioè funzionano solo parzialmente. Qual è il modello dell'economia civile? È questo qua. Sono delle mani che si incontrano. È un modello che dice: tutto si rimette a posto solo a una condizione. Le imprese, dobbiamo incarnarci. Questo è il principio dell'incarnazione. Cos'è l'incarnazione? L'incarnazione è un ossimoro. È un aggettivo e un sostantivo che sembrano fare a pugni uno con l'altro, no? Dio che si fa uomo. E l'incarnazione in economia deve fare questo passo qui. Deve diventare economia solidale, commercio solidale, banca etica, finanza etica. Cioè, i principi vanno incarnati nel comportamento dei cittadini e delle imprese. Le imprese diventano multi-stakeholder,
socialmente responsabili, siamo ossessionati dalla pubblicità etica delle aziende. Guardate che questo già c'è e i cittadini sono consumatori, votano col portafoglio. Pensate che oggi tutte le aziende, andate a guardare qualunque pubblicità, ci vogliono raccontare che fanno ospedali, che sono etiche, che danno soldi, cioè perché? Perché ormai il 15% della finanza gestita, dei fondi di investimento, va a guardare a queste cose. Investe in delle aziende solamente se hanno certi standard ambientali importanti. Tutto si è messo in moto perché i cittadini hanno cominciato a votare col portafoglio, cioè hanno cominciato a usare i consumi e i risparmi per premiare quelle aziende all'avanguardia nella capacità di creare valore sociale e ambientale. Se io dovessi dare quella che per me è la nostra missione oggi, almeno è la mia da tanti anni, il voto col portafoglio. Cioè noi siamo il mercato, dobbiamo occupare il mercato. Il mercato è fatto di domanda e di offerta, noi siamo la domanda, un lato del mercato. Io scherzo, dico, abbiamo nelle nostre tasche le chiavi del lucchetto delle nostre catene. Se tutti votano col portafoglio, l'economia sarà quello che diremo noi. Per farvi vedere qualcosa di tutto questo, per esempio, si può votare per banche sostenibili. E le banche sostenibili, come vi dicevo prima, siccome non sono orientate alla massimizzazione del profitto, ma a creare valore economico per la società, parlo di banche di BCC, di casse rurali, eccetera, prestano molto di più delle loro risorse rispetto alle banche sistemiche. Questo grafico lo trovate nel sito della Global Alliance for Banking on Value, che è la rete di tutte le banche di questo tipo. Quindi, riassumendo l'agenda politica, la mia agenda, ma è una offerta, è uno stimolo che vi offro. Riforma della finanza, fondamentale, altrimenti, ripeto, abbiamo un sistema, abbiamo dei lanciatori di coltelli che lanciano questi coltelli sopra le nostre teste mentre noi siamo lì che vediamo quello che succede, no? Quindi Volcker Rule, tracciabilità delle regole sulla leva più semplici, regolamentare anche la shadow finance. Il pericolo è che se regolamentiamo troppo il sistema bancario, poi la shadow finance diventa più... La lotta ai paradisi fiscali, per fortuna l'OCSE ha iniziato a lavorare in questa direzione. Lo Stato può aiutare moltissimo il voto col portafoglio. L'Unione Europea ha lanciato quello che si chiama la Global Business Initiative, Barnier, il commissario Barnier, cioè ha detto una cosa rivoluzionaria, ha detto se voi darete a livello locale, regionale, degli incentivi alle filiere corte, alle filiere responsabili, io non li considererò aiuti di Stato, potete fare. Ha allargato questi cordoni e noi dobbiamo coglierla questa opportunità, altrimenti se non aiutiamo il voto col portafoglio ci beccheremo l'esercito di riserva e tutte le conseguenze che esso porta, sia etiche che pratiche. Il lavoro sui 50 spread l'abbiamo detto, ma vi voglio far vedere una cosa con cui poi vado a concludere. Questo vi dice quanta gente oggi è disposta a votare col portafoglio, 46% dei consumatori, 28.000 interviste in 56 paesi, e l'ultima indagine Nielsen sul Globally Conscious Consumer. Vi voglio far vedere l'idea che abbiamo avuto di Next, che è quest'idea di mettere a rete. Ci sono le ACLI, ovviamente, ci sono 30 organizzazioni, 3 associazioni industriali. La cosa che a me ha più colpito quando abbiamo deciso di creare questo ambiente dove fare responsabilità sociale di impresa è che io pensavo arrivassero i consumatori duri e puri, i contestatori. Sono arrivati tutti gli imprenditori. Gli imprenditori non vedono l'ora di poter fare responsabilità sociale e far sì che i cittadini riconoscano il valore di quello che fanno. Il vero problema loro è che dici, io lo faccio, ma se poi il consumatore vuole la miglietta a un euro, io non lo posso fare. Allora le tre grandi organizzazioni industriali fanno parte di Next, e Next è il bacino nel quale sono nati i cash mob, i mob che stiamo facendo in tutta Italia e che i giovani si sono messi a fare. Dentro Next ci sono aziende che entrano e raccontano la loro responsabilità sociale e cittadini che commentano. L'ultima cosa che voglio farvi vedere è questa, e chiedo a Benedetta di aiutarmi, perché io lo so che voi, cioè che tutti sono abbastanza scettici. Guardate cosa ha fatto Oxfam, questa è una cosa molto bella, forse quest'anno parte anche in Italia. Oxfam ha lanciato una campagna che si chiama Scopri il marchio, ha detto, voi, il motto è questo, nessuna azienda è così grande da poter ignorare i propri cittadini, e dice, le aziende del cibo tengono, questa è una campagna mondiale, questo è il sito italiano ma è lanciata in tutto il mondo. Può aiutare le aziende a sostenere i produttori e a prendersi cura del pianeta. Il potere è nelle tue mani. Ha fatto ricerche per un anno e mezzo e ha dato delle pagelle alle aziende. E qui entri in gioco tu. E qui si vede la signora che va al supermercato
fai sentire la tua differenza, si clicca e si sceglie il marchio. Si entra su un altro schermo dove appaiono i quadri delle cose che noi mangiamo a colazione. Vedete? Cliccate su una qualunque di quelle, perché c'è un problema anche poi di risalire dal prodotto all'azienda, Nesquik, trovate il punteggio dell'azienda. Più sotto trovate la classifica dell'azienda su tutti gli indicatori: terra, donne, produttori agricoli, cambiamento climatico, trasparenza acqua. E ancora più sotto trovate, sulla pagella, il confronto tra quell'azienda e le altre. Guardate che questo è un lavoro di trasparenza. Cioè, noi, cosa dice l'economia neoclassica? L'economia neoclassica dice che i consumatori perfettamente informati vanno sul mercato. Siamo noi perfettamente informati? Cosa sappiamo delle aziende? Nulla. Questa fa parte dell'informazione che vogliamo conoscere. C'è la classifica. Cosa è successo alla fine di questa campagna? Sono passati 4-5 mesi dall'inizio di questa campagna. Puoi chiudere, Benedetta, faccio vedere la slide di nuovo. Cosa è successo? Ve lo faccio vedere. Scusate l'inglese di questa slide, non l'ho ancora tradotto. 120.000 persone nel mondo hanno fatto delle azioni. Mandato mail, comprato, non comprato. La cosa interessante che ci dice Oxfam è che è molto più efficace voice di exit. Le aziende del boicottaggio interessa poco, ma voice sì. Se voi andate sul sito e dite tu perché il punteggio così basso su, la reputazione è fondamentale. Quindi voice è più importante di exit. Noi poi pensiamo un'altra cosa, il premio. Noi vogliamo premiare le migliori. E guardate che è successo. 5 delle più grandi aziende mondiali hanno cambiato le loro politiche nel corso di pochi mesi, hanno siglato dei protocolli delle Nazioni Unite, hanno deciso di prendere azioni in questa direzione. Possiamo anche parlare della Luna, dei grandi valori, il mondo funziona così oggi. E noi dobbiamo abitare la storia, questa è la storia di oggi. Noi dobbiamo entrare con i mani, con i piedi, col cuore, con la testa, dentro questo mondo. E quindi, ripeto, io sto ancora aspettando il giorno in cui, e si sta avvicinando quel giorno, organizzazioni della società civile italiana faranno la loro classifica, organizzazioni di famiglie faranno la classifica delle 5 aziende più family friendly e indicheranno la strada ai mob. Sto aspettando il giorno in cui i grandi sindacati, il 1° maggio, invece di portare la gente a sentire musica, che si può fare in qualunque altra cosa, o può fare anche non il sindacato, li porteranno davanti a un negozio a votare col portafoglio. Sto aspettando il giorno in cui ci prenderemo le nostre responsabilità, ci incarneremo e cominceremo a costruire un'economia diversa. Grazie.